La protesta va avanti perché riteniamo che la soluzione deve avvenire nei prossimi giorni, perché nel caso in cui la Grifa non dovesse dare le soluzioni per i 1100 lavoratori della Fiat e dell'indotto, a quel punto chiediamo alla Fiat la revoca dei licenziamenti e l'attivazione della cassa integrazione fino a quando non si trova un'altra soluzione. Noi con questa protesta vorremmo raggiungere un obiettivo, che è quello che il governo garantisca per la solidità economica di Grifa, perché se non c'è qualcuno che definisce quanto sia potenzialmente ed economicamente Grifa a posto, noi non siamo nella condizione di continuare la trattativa della reindustrializzazione.